Io sono convinto che il futuro di RAP debba essere quantomeno l'area geografica dell'SRR Palermo Metropolitana e non rimanere nella nicchia di Palermo. E sono convinto che ci sono tante cose che dobbiamo fare, basterebbe semplicemente modificare poco poco lo statuto così che il nostro giro d'affari, il nostro core business si espande e questo darebbe maggiore stabilità. Il sindacato certamente è una forza dell'azienda, perché è un sindacato che collabora, com'è che è successo negli ultimi 6-7 mesi, ha consentito a me di fare il capo azienda, che è quello che so fare, non faccio attività sindacale, ma a loro ha consentito comunque in tutti quanti i vari passi, anche quelli più spinosi, di accompagnarci e di suggerirci dei passi che erano, come dire, a rischio. Oggi, a distanza di 8, 9, 10 mesi, devo dire che tutto quello che ho messo in cantiere, tante cose sono andate in onda, ma altre cose non sono andate in onda. Parlo di fragilità dell'azienda da mesi, ho 700 operai in meno rispetto al 2014-2015, ho lanciato un piano di assunzioni per 350 persone, che è il massimo dell'assumibilità, perché l'assumibilità a giugno, quando sono arrivato, voleva 350 operai. Oggi vale anche qualcosetta di più, perché frattanto che parlo di operai da assumere e non sono riuscito ad assumere nessuno, altri 80 operai sono andati in pensione. Dico semplicemente questo. Io arrivo in RAP da un altro mondo, peraltro anche geograficamente, perché gli ultimi 25 anni non ho vissuto né a Palermo né in Sicilia. Bene, io devo dire questo, la sensazione che avevo di RAP è quella che per resumo sia la sensazione dell'uomo comune, cioè una specie di armata Brancaleone. In realtà non è per niente un'armata Brancaleone, c'è sì qualche mela marcia a quella come in tutti i mondi lavorativi, ma il grosso della gente è gente che ha abnegazione aziendale, che ha orgoglio di appartenenza. Io ho uno staff di ingegneri di altissimo lignaggio, qualunque problema lo gestiamo noi e poi casomai lo diamo ad altri. Per esempio 42 milioni di investimenti di Pond Metro, la progettazione è nostra, i capitolati sono nostri, PNRR, tutto il grosso è progettazione nostra, Asia Ambiente è in partnership con noi a Bellolampo, cioè voglio dire è una struttura che è in grado di fare tutto.